Stai ascoltando Tutti i gatti del mondo. Sesto episodio. Sei proprio tu? Nella puntata precedente. La situazione nel rifugio di Camilla non va proprio benissimo. Camilla e Leon non sembrano essere d'accordo su nulla. Sto pensando a come fare felici migliaia di gatti che sono abituati a fare 10 pasti al giorno. Che avevano lettini, coccole, grattini, stick, prodotti per i denti. È facile, torniamo a casa. Possiamo ancora tornare a casa. No, Leon, non si può più. Basta insistere, così non mi aiuti. E va sempre peggio quando inizia un fortissimo temporale. Aiuto! Aiuto! Scappate! Si sta allagando tutto, scappate! Non so nuotare! Ora basta, Camilla di Palma. Saresti capace di farci affogare tutti, piuttosto che ammettere che siamo qui perché vuoi farla pagare a Rebecca. Non c'è nessuna rivoluzione, cari gatti! Leon viene travolto dall'acqua e tutti i gatti rischiano grosso. Per fortuna un muro ha ceduto e l'acqua ha iniziato a defluire. I gatti hanno nuotato controcorrente per non farsi trascinare via. Qualcuno è rimasto aggrappato con gli artigli alle pareti, il pelo tutto arruffato, i musi stanchi. Altri sono ammucchiati uno sull'altro e non si capisce qual è la coda di chi. Quella è la mia coda! Smetti di leccarmela! Questa me la paga. Quella gatta è insostenibile. Guarda come sono ridotto. Sporco e vivo per miracolo. Leon, Leon, pensavo di averti perso. Camilla abbraccia Leon e gli lecca il muso con la lingua. Avevi ragione tu, su tutto. Però non ho ancora sentito le paroline magiche. I baci e gli abbracci tra i due non durano tanto. Infatti, tutti i gatti si stanno radunando intorno a loro. Sono bagnati e sgocciolanti e non sembrano per niente felici. Ok, sono pronto. Tu, Giarda! Che volete farmi? Tu cosa vuoi farci? Vuoi farci estinguere? Io... vi posso spiegare. Che vuoi spiegare? Abbiamo perso tutto. Proust, che vuoi dire con... abbiamo perso tutto? Le crocchette. Non abbiamo più neanche una crocchetta. Non è possibile. Ok, riunione d'emergenza alle 4. Perché dovremmo venire alla tua riunione? È l'ultima cosa che vi chiedo, Dentino. Camilla si allontana, facendosi strada in mezzo ai gatti. Nessuno si sposta per farla passare. Nessuno le rivolge parola, se non qualche sporadico soffio. Camilla si allontana in silenzio nel buio di un tunnel. Qualche ora più tardi, in via delle Fragole, ha finalmente smesso di piovere. Sono le 3 di notte e la via è deserta. Il vento trasporta tutta una serie di goccioline più o meno grandi, rimaste attaccate alle foglie degli alberi, ai fiori e ai lampioni. Rebecca è nel suo letto, ma non riesce a dormire. Dove sarà? Avrà ascoltato il mio messaggio? Sta fissando il soffitto quando un'ombra compare. Si muove, diventa più lunga e poi si ferma. Sbaglio? O quest'ombra ha un solo orecchio? Rebecca corre alla finestra e non riesce a credere a quello che sta vedendo. Non può essere. Aspetta, Camilla, sei proprio tu? Rebecca esce di corsa in strada e si ferma a pochi passi da Camilla. Ora si guardano, in silenzio. Illuminate dalla luce dei lampioni. Non può essere. Sto sognando.
Camilla si avvicina con la zampa e le punge la gamba con le unghie. Aia! Se stessi sognando, sentiresti dolore? Aspetta un momento. Ma tu? Tu sai parlare? Sì, so parlare. Se voglio, posso. Non mi piace tanto, però. E allora perché stai parlando ora? Perché sento che è uno di quei momenti in cui voi umani avete bisogno delle parole. Dopo un attimo di esitazione, Rebecca si convince che sì, è proprio Camilla. È viva e sa parlare. Non riesce a trattenere l'emozione. Ma allora sei viva? Sì. E gli altri? Sì, tutti. Ho milioni di domande. Dove siete andati? Come avete fatto a non farvi vedere per tutto questo tempo? Cosa state mangiando? Davvero vuoi parlare di questo? Sei andata via per colpa mia? Sì. Hai convinto tu tutti i gatti a sparire? Sì. Come? Abbiamo un segnale di allarme per le emergenze. Sono stata una stupida. Mi rimangio tutto. Mi dispiace. Dispiace anche a me. Ho esagerato. Potete tornare? Vorrei. Devo provare a sistemare tutto. Non è semplice. Stavamo affogando e pensavo che Leon fosse... Poi, quando ho visto il tuo messaggio, io volevo, ma... Sai quando fai tutta una serie di cose e poi sembra impossibile tornare indietro? Ti voglio aiutare. Questa cosa devo risolverla io. Però mi serve un favore. Devi convincere Luigi a fare uno dei suoi spettacoli di magia. Sai quelli in cui non gli riesce mai un solo numero e tutto il quartiere lo prende in giro per mesi? Sì, certo. Dalla finestra di casa sua, Alice Teodoro sta spiando la scena. Non aveva preso nessuna botta in testa e non aveva avuto nessuna visione. Camilla era viva e stava parlando. Lo sapevo, lo sapevo! Nella prossima puntata. Te ne vieni qui con il tuo piano da 4 soldi e pensi che un po' di magia possa risolvere tutto? Eh no, bella? Tutti i gatti del mondo è una produzione Loud Stories. Prodotto e curato da Marta Freddio. Scritto e diretto da Chiara Giantella. Registrato presso Synchrodub Bologna. Supervisione voci Stefano Cutaia. Assistenza alla registrazione Noemi Castelvetro. Fonica di sala Luz Gonzales Rios. Sound design, post produzione audio, sigla originale Amplitudo. Interpretato da Massimo Antonio Rossi, Mariangela Salmi, Sofia Bendaud, Lucia Gadolini, Luca Costantini, Alice Nanni, Stefano Cutaia, Pietro Mengozzi, Riccardo Cutaia, Marco Musso, Francesco Bedeschi, Matteo Fantuzzi, Elena Berto, Noemi Castelvetro, Francesca Consalvi, Luigi D'Onofrio, Martino Morando Sibert, Anna Fusco, Tommaso Emanuel Martini.